Onorevole Ruvolo, passiamo all'interrogazione numero 3 2407 degli onorevoli Conci e altri, concernente elementi di iniziativa in relazione alla presenza nel manuale della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di espressioni in contrasto con il principio di non discriminazione in base all'orientamento sessuale. Onorevole Concia, a lei la parola per illustrare la sua interrogazione. Grazie onorevole Concia, il ministro della difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola, ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, la mia risposta sarà semplice e diretta e non leggerò neanche questo testo. La risposta è sì, è stato un errore materiale, ma un errore che abbiamo riconosciuto. L'ARMA ha immediatamente sospeso quel manuale e ha dato disposizione al suo ufficio dell'istruzione, quindi l'ufficio che cura i manuali, quindi le dottrine dell'ARMA, di rivedere tutti i testi affinché questo riferimento sia eliminato. Quindi posso rispondere non solo che l'ARMA è in prima fila, come lei stessa ha riconosciuto, nella battaglia contro le discriminazioni di ogni tipo, non solo l'ARMA, quindi è membro attivo di parecchi istituti e istituzioni nazionali e internazionali in cui si combattono la discriminazione, ma le disposizioni sono state date e quindi si è procedendo, nel senso dell'interrogazione che lei ha fatto, e di questo le do l'assicurazione mia personale, del comandante e di tutta l'Arma. Grazie, signor Ministro.